Crotone, andiamo ancora a Cotronei. Domenica scorsa, nella chiesa di San Nicola, appunto a Cotronei, la presentazione del testo Gesù, scusa se ti do del tu, di Don Francesco Spadola. Il nostro servizio. Siamo nella chiesa San Nicola Vescovo di Cotronei con Don Francesco Spadola, che ne è il parroco, per la presentazione del suo ultimo testo, Scusa Gesù se ti do del tu, un libro che racconta i Vangeli in una versione probabilmente originale e sicuramente più attuale. Sì, hai detto bene. Innanzitutto preciso questo, che è un libro, il mio quarto libro, che è nato durante il periodo Covid, per cui un periodo in cui no, tutti quanti siamo stati costretti a stare a casa. Immaginate noi, no, nel pregare per le comunità, per i bambini, per gli anziani, per le famiglie. Per cui, meditando la parola di Dio, mi sono messo di fronte ad essa, e ho prodotto questo testo, che sono fondamentalmente una prosa, quindi io parlo con Gesù dandogli del tu e ho disposto in maniera come una poesia, appunto per dare la possibilità a chi legge, come ho fatto, come è successo anche per me, di fermarsi, di sospirare, di riflettere e di meditare. Perché scusarsi per l'audacia magari dell'informalità nel rivolgersi a Gesù? Ma certo, un titolo è ad effetto, diciamo, perché fondamentalmente Gesù nel Padre nostro ci dice, no? Padre nostro, quindi che sei nei cieli, e ci chiama a questa intimità, perché ho voluto enfatizzarla appunto per colpire, no, le coscienze della gente, per tornare a pregare, per tornare a sperare in Gesù, perché lui non poco tempo fa ci ha detto: io sono l'Emmanuele, sono con te, sono vicino a te, è vicino a tutti noi, ecco perché non possiamo non dare del tuo a Gesù. Sindaco Antonio Ammirati, sono tante appunto le iniziative anche sul fronte della cultura promosse nella sua cittadina. Assolutamente sì, è stato un bellissimo momento anche questo di questa serata in cui il nostro parroco ci invita ancora una volta alla lettura, alla scrittura e comunque alla riflessione. È quello che vogliamo fare in questa comunità, risvegliare il senso della cultura, il senso straordinario della cultura che, come dicevo prima, poi veste diversi tipi di forme, lettura, scrittura, ma anche musica. Poi, tra l'altro, tu sei un grande esperto del settore, quindi anche la musica, anche il teatro. Ed è quello che stiamo facendo in questa comunità, stiamo spronando al massimo il senso della cultura e quelle che sono le iniziative culturali. Editore Gianni De Simone della Pubbigrafi, che cosa l'ha spinta a pubblicare questo testo? Mi hanno spinto, diciamo, tantissime cose. Una in particolare è la conoscenza di Don Francesco, che sta facendo un grandissimo lavoro qui nella nostra comunità. Ecco, stasera è stato un momento veramente di grande spessore culturale, credo. E poi un libro dedicato a Gesù, qualcosa di veramente straordinario, forse veramente unico. E che ho trovato nell'anteprima che Don Francesco mi ha proposto, e dicendomi cosa ne pensassi di questo lavoro. Beh, ho notato veramente una grande conoscenza da parte di Don Francesco, e non avevo dubbi su questo, della sua materia, e lo sforzo anche per avvicinare i ragazzi alla lettura e alla scrittura. È un impegno comune che abbiamo anche nella nostra comunità, con la parrocchia, con la chiesa, con il comune, e quindi insieme per costruire qualcosa di importante, di serio, rivolto soprattutto ai ragazzi, agli studenti della Regione Calabria. Il premio nostro è dedicato a tutti gli studenti, quindi ecco, avere anche Don Francesco con noi è sicuramente un valore aggiunto. E adesso andiamo in edicola, vediamo come hanno titolato i maggiori quotidiani.